Ciao ragazzi, oggi studieremo la risoluzione dell'esercizio proposto al questionario della maturità scientifica del 2017. Determinare il numero reale A in modo che il valore limite per x che tende a 0 di seno di x meno x fratto x alla A sia un numero reale non nullo. Ebbene, partiamo da alcuni casi particolari. Ad esempio, supponiamo che sia A uguale 0. In primo luogo dobbiamo andare a sostituire a uguale a 0 all'interno del limite. Vedete che x alla 0 sarà pari a 1, per cui diventerà limite per x che tende a 0 di seno di x meno x. E andando adesso a sostituire lo 0 alla x otterremo seno di 0 meno 0 che fa 0. Un altro caso è quello per cui a è minore di 0. Riscriviamo di nuovo il limite. Limite per x che tende a 0 di seno di x meno x fratto x alla A. Adesso, se a è minore di 0, vuol dire che l'esponente è negativo, l'esponente della x. Ciò significa che potremmo portare la x al numeratore. Una volta che è stato portato al numeratore, è chiaro che meno a sarà un valore positivo. E dunque, qualunque sia questo valore positivo, x che è 0 una volta che abbiamo sostituito lo 0 perché stiamo calcolando il limite, elevato a un qualunque valore positivo, chiaramente è sempre uguale a 0. Moltiplicato poi per 0 perché comunque seno di 0 meno 0 fa 0, restituisce ancora 0. Notate bene che per a uguale a 0 e per a minore di 0 abbiamo sempre ottenuto 0 come risultato, quindi non abbiamo ancora determinato il valore di a affinché il valore del limite sia un numero reale non nullo. E allora esaminiamo il caso in cui a è maggiore di 0. Vediamo che se x tende a 0 e a è chiaramente maggiore di 0, abbiamo una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Allora cosa potremmo fare? Semplicemente applicare il teorema di De L'Hôpital, fare quindi la derivata al numeratore e al denominatore. Scriviamo dunque il limite per x che tende a 0 della derivata del numeratore, quindi coseno di x meno 1 fratto a per x alla a meno 1. Come risolvere adesso questo limite? Beh, possiamo ricordarci del limite fondamentale, che è il limite per x che tende a 0 di 1 meno coseno di x fratto x al quadrato uguale a 1 mezzo. E allora noi potremmo fare in modo che a meno 1 sia uguale a 2 per ricondurci all'opposto di questo rapporto compreso nel limite notevole. Richiedendo dunque che a meno 1 sia uguale a 2, ciò significa che a è uguale a 3. Quindi per a uguale a 3, il limite diventa limite per x che tende a 0 di coseno di x meno 1 fratto 3 per x alla seconda. E siccome il coseno di x meno 1 fratto x al quadrato è l'opposto del rapporto di sopra, il limite per x che tende a 0 sarà uguale a meno 1 mezzo, moltiplicato per 1 terzo sarà uguale a meno 1 sesto. Però ci sono ancora altri casi da verificare, perché noi abbiamo detto a maggiore di 0, abbiamo visto che per a uguale a 3 ci riduciamo ad un limite notevole. Se a è maggiore di 0 ed è minore di 3 e dunque a è compreso tra 0 e 3, allora in questo caso avremmo che il limite per x che tende a 0 di seno di x meno x fratto x alla a sarebbe uguale a 0, mentre invece se a è maggiore di 0 e a è maggiore di 3 e quindi a è maggiore di 3, abbiamo che il limite per x che tende a 0 di seno di x meno x fratto x alla a tenderebbe a più o meno infinito. Per convincerci di questo, possiamo dare ad a dei valori arbitrari, cioè se siamo nel caso in cui a è compreso tra 0 e 3, possiamo porre a uguale ad 1 e quindi ottenere il limite per x che tende a 0 di seno di x fratto x meno x fratto x. E in questo caso questo tende a 1, questo tende a 1 e quindi uguale a 0. Nel caso in cui a fosse maggiore di 3, potremmo prendere ad esempio a uguale a 4, abbiamo il limite per x che tende a 0
di seno di x meno x fratto x alla quarta, andiamo ad applicare il teorema di dell'Hôpital, quindi otteniamo limite per x che tende a 0 di coseno di x meno 1 fratto 4x al cubo. E ancora prendiamo il limite per x che tende a 0 di coseno di x meno 1 fratto x al quadrato per 1 fratto 4x. Ora questo qui è uguale a meno 1/2 per quanto abbiamo detto prima, mentre questo tende a infinito, più o meno infinito. Se x tende a 0 da destra tende a meno infinito, se x tende a 0 da sinistra tende a più infinito. Quindi noi preferiamo scrivere semplicemente infinito. Facendo un riepilogo di quanto fatto, abbiamo visto che per a uguale a 0 e per a minore di 0 il limite convergeva a 0. Poi, esaminando il caso in cui a era maggiore di 0, per a uguale a 3 il limite convergeva ad un valore finito non nullo, che è pari a meno un sesto, mentre invece per a compreso fra 0 e 3 il limite convergeva a 0 e per a maggiore di 3 il limite divergeva. Per cui l'unico caso possibile è quello in cui a è uguale a 3 e infatti il limite per x che tende a 0 di seno di x meno x fratto x alla terza è uguale a meno un sesto. Come sempre, spero che la risoluzione sia stata chiara. Se vi va, potete lasciare un mi piace al video oppure iscrivervi al mio canale. E se avete dei dubbi, scrivetemi nei commenti che risponderò il prima possibile. Grazie per l'attenzione e alla prossima!